Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, benvenuti in questo nuovo video. Ormai alcuni di voi già mi conoscono, già mi conoscete, l'avevo annunciato nel precedente video che da adesso in poi sul mio canale troverete tantissimi video inerenti a quello che è appunto il mio lavoro che volevo condividere con voi. E per l'appunto da questa lezione qui parte il percorso gratuito. Come avete anche sentito nell'intro, abbiamo diversi percorsi che comunque servono a integrare, però questo, diciamo ragazzi, è un percorso gratuito per chi vuole iniziare ad approcciarsi. Dopodiché, come sempre consiglio anch'io e come fanno anche tutti i miei studenti, come avete visto anche nella intro, ci scrivono in privato, possono prendere appuntamento con noi, parlano con me, potete parlare benissimo col mio team, e se vorrete nel mentre, dopo, anche all'inizio, prima di questo percorso, potete scrivere al mio team e potete iniziare questo percorso insieme a noi. Ovviamente trovate tutti i link nella descrizione, come ho detto anche nella intro, quindi sappiate che comunque questo è un corso gratuito che vi aiuterà e vi darà sicuramente un valore in più rispetto già a quello che avete. Servirà per mettere le basi a coloro che al momento vogliono imparare qualcosa sul trading, vogliono capire come si fa, vogliono capire quello che io ho fatto da quando avevo 14 anni nel contempo in cui facevo anche lo youtuber su YouTube, ma che non era appunto il mio lavoro principale perché lo è sempre stato il trading. E quindi finalmente dopo 10 anni, se vogliamo dirlo così, dai, usciamo allo scoperto e insegno qualcosa anche a voi. Ovviamente ragazzi, io ci terrei che nei commenti mi dite: Anthony ci piace tantissimo, Anthony così, Anthony di qua, Anthony portaci altri video, se vi è piaciuta, se vi piacciono i contenuti, se vi piace quello che vi sto portando, perché comunque questa è una rivoluzione del canale. Ok, quindi ormai penso che l'abbiate capito e non porterò più GTA o altre cose. Allora ragazzi, eccoci qui. Allora, per questo primo video ho deciso di non mettere la facecam nel mentre vi spiego, perché voglio che vi concentriate su quello che vi andrò a spiegare. Comunque poi dal prossimo video penso che la metterò, giusto per questo primo video, perché qui parliamo proprio delle basi, ok? Bene, allora innanzitutto io vi tolgo tutto quello che vedete, perché sicuramente non capirete niente, direte che questo è arabo antico misto a egiziano bello fresco che facevano gli scribi nel 2000 dopo Cristo, no, avanti Cristo al massimo, non dopo Cristo. Quindi innanzitutto eliminiamo tutto, ok? Così poi avete tutta la vostra, diciamo, avete tutto il grafico vuoto e quindi vi è più facile anche capire. Però prima di andare a vedere la pratica, ragazzi, vi prenderò un estratto del mio corso dove vi andrò a spiegare quello che facciamo, ok? Quindi già in questo video vedrete un estratto del mio corso di 220 lezioni. Però qui, diciamo, vi prendo una lezione giusto per spiegarvi le basi, ok? Quindi, allora, la prima cosa, ragazzi, è capire che cos'è il trading, ok? Il trading è una compravendita di strumenti, quindi o si compra o si vende uno strumento finanziario. Uno strumento finanziario può essere un'azione, può essere un'obbligazione, può essere una materia prima, l'oro, il petrolio, l'argento, il mais, tutto quello che volete voi, oppure può essere un cambio valutario, tipo euro-dollaro, euro-sterlina, e via dicendo, ok? Quindi questi sono i mercati principali. Dove opereremo noi, ovviamente, è il mercato valutario, ok? Quindi parliamo delle valute, ok? Quelle che si usano nella vita di tutti i giorni per pagare, ok? Quindi il mercato valutario viene anche chiamato Forex. Penso che l'avrete mai sentito, l'avrete sicuramente sentito durante la vostra vita, se avete mai sentito lo sapete, ed è uno dei mercati più volatili, ok? Ovvero volatilità significa è uno dei mercati dove ci sono più spinte al rialzo o al ribasso, quindi dove il prezzo oscilla violentemente, ok? Infatti qui c'è scritto che cos'è la volatilità, ok? Ed è anche molto liquido, nel senso che ogni giorno in questo mercato vengono scambiati 4 bilioni di dollari, ovvero sia 4.000 miliardi, ok? E poi ci sono tantissimi volumi in questo mercato, ovvero sia rappresentano le quantità che vengono scambiate in un determinato strumento. Ovviamente ricorda che quando parliamo di strumento parliamo di titolo. Dire titolo, asset, strumento finanziario è la stessa cosa, ok? Quindi euro USD prendiamo per esempio. Benissimo. Quindi fatte queste premesse di che cos'è la volatilità, la liquidità e i volumi, che sono importanti, andiamo a vedere
le maggiori valute del mondo, ok? Poi ce ne sono tantissime. Allora, la principale è dove il dollaro comanda è appunto il dollaro americano, ok? Poi c'è il nostro euro, c'è la sterlina inglese, c'è il franco svizzero, appunto della Svizzera, c'è il dollaro australiano che si chiama AUD, la nomenclatura, se vogliamo chiamarla così, ecco, parliamo un po' anche un po' di chimica. Poi c'è il CAD, che è il dollaro canadese, e l'NZD che fa riferimento al dollaro neozelandese. Perché se lo sta chiedendo, perché qui ci sono le bandiere, ragazzi, perché molto spesso, se vi ricordate un po' di storia, l'Inghilterra è stata una delle prime nazioni del mondo a saper dominare i mari all'epoca. Quindi erano tutte colonie dell'Inghilterra, ok? E infine lo yen giapponese. Poi ce ne sono altre, tipo il pesos messicano, il rublo russo, la lira turca, ma quelle sono valute esotiche, che sono molto molto pericolose e che magari tratteremo più in là. Per ora concentriamoci sulle principali. Ok? Questi per esempio sono alcuni cambi, ok? Quindi per esempio EURUSD, GBPUSD, vabbè, qui questo era un esercizietto dove bisognava mettere le lettere, poi non so perché il PDF me l'ha sputtanato totalmente. Comunque, questo è per esempio USCAD, quindi United States Dollar contro Canadian Dollar, ok? Quindi detto questo, sappiamo già quali sono le principali valute, ok? Tutti i cambi che rappresentano il dollaro americano, quindi USD e USD qui, sono le major, si chiamano cambi maggiori. Mentre tutti i cambi, quindi ora chiudiamo e andiamo su Google, tutti i cambi che ragazzi presentano la nomenclatura senza dollaro, quindi per esempio euro yen, euro sterlina, euro franco svizzero, euro dollaro canadese, che ne so, sterlina, franco, svizzero, sono tutti cross, vengono chiamati cross proprio perché si incrociano, ok? Benissimo. Quindi per poter fare trading, ragazzi, ovviamente qui parliamo delle basi, poi saranno tantissimi video, vi basta andare su Google, cercare TradingView, esattamente come sto facendo io, e vi uscirà ovviamente questo sito, ovviamente il primo su Google tra le vostre scelte, ok? Poi andate su cerca, cercate il vostro cambio, che nel nostro caso è EURUSD. Ok, lo selezionate, fate apri grafico e vi esce esattamente come è uscito a noi. Quindi, diciamo, fatta questa premessa per quanto riguarda le valute, ovviamente, come vi ho detto, ragazzi, questo è un estratto del mio percorso. Se siete interessati al mio percorso formativo full, dove tutti i ragazzi hanno avuto risultati tangibili, come avete visto nella intro, ci potete scrivere nel link in descrizione, potete scrivere a me e al mio team e vi aiuteremo. Ok, quindi senza problemi. Allora, detto questo, quindi partiamo dalle basi. Ora sappiamo che EURUSD è questo grafico qui, sappiamo che è euro a confronto con il dollaro, ok? Però prima di partire vorrei farvi capire una cosa. EURUSD abbiamo detto che è un cambio principale, ok? Poiché è presente il dollaro. Ma voi direte, Anthony, ma io che cosa capisco quando il grafico scende e il grafico sale? Ottima domanda se ve la state ponendo. Siccome il cambio è euro barra dollaro, ok, quando il grafico scende, ok, si apprezza il dollaro. Quindi avremo che il nostro dollaro è forte, dollaro forte. Ok, quindi quando il dollaro è forte, significa che l'euro è più debole, ok? Quindi quando avremo a lungo termine, tipo esattamente così, guardate. No, per esempio dal 21 maggio a oggi, significa che in questo lasso di tempo il dollaro è stato forte, ok? Proprio perché la valuta, perché voi direte questo, ora ve lo spiego. Mentre se prendiamo un altro esempio, dal 6 di maggio 2020 al 7 gennaio 2021, avremo l'esatto contrario, avremo un euro forte, ok? Perché questa cosa? Perché ragazzi, quando il grafico sale, quindi ve lo faccio capire molto molto papale, quando il grafico sale, ok? Abbiamo che la valuta di sinistra, quindi la valuta che sta prima dello slash, è forte. Quando il grafico scende, abbiamo che la valuta dopo lo slash è forte, quindi in questo caso il dollaro. Ok? Quindi il grafico scende, chi è che è forte? La valuta di destra, il dollaro. Il grafico sale, chi è che è forte? La valuta di sinistra, il dollaro. Ok? Molto facile, molto semplice, molto intuibile. Perfetto, quindi sancito e chiarito ciò, poi ci sono. Vedremo adesso appunto come si opera, ok? Perché questo comunque è un corso completo, vi ho dato giusto le basi teoriche che comunque poi verranno riprese e vediamo appunto come iniziare a operare, così potete anche già iniziare a fare qualcosa. Allora, per poter operare, ragazzi, ci troviamo di strumenti che trovate qui al lato, ok? Vi basta andare qui,
cercare su linea retta, ok? O scusate, orizzontale, la selezionate, se volete la mettete i preferiti, così le avete tutte qua, e potete già iniziare ad operare. Allora, come si fa ad operare con i grafici finanziari in borsa? Ovviamente questo metodo vale per cripto, forex, azioni, tutto quello che volete, ok? È un metodo universale. Innanzitutto immaginate di voler chiudere il grafico intorno a come se vorreste appunto comprimerlo, ok? Quindi dobbiamo andare a prendere tutti i minimi che il grafico, che il prezzo fa, ok? Per esempio, e che prende anche in esecuzione, ok? Tipo immaginatevi più o meno, ecco dai, questo qua. Vedete questa linea rossa che io ho tracciato? In questa linea rossa il grafico, quindi il prezzo, ci tocca tante volte. Ad esempio tocca qui, tocca qui. Qui, anche se per poco, ma vale comunque. Poi vale anche se tocca una volta che è stata rotta. Vedete, una volta che è stato rotto, ritocca qui, ritocca qui, ritocca così qui e ritocca così qui. Quindi questa è una zona, se volete, che il grafico ha spesso testato. E viene comunemente chiamato con il nome di supporto. Ok, questa è una teoria che secondo me conoscono già in tanti, però siccome è un costo da zero, ve lo dico. Ok, mentre se chiudiamo il grafico da su, prendendo i massimi, tipo questo massimo, questo massimo, questo massimo e questo massimo, che saranno in comune, viene denominato come resistenza, quindi hanno dei nomi diversi, ma che nascondono lo stesso significato. Molto spesso vengono chiamate anche zone chiave, livelli chiave, è la stessa cosa. Vedete qui. La nostra resistenza prende questo punto, questo punto, questo punto, questo punto, anche se qui viene rotto e poi riscende, fa niente. Questo punto, tecnicamente anche questo punto, poi qui e qui. Ok? Quindi diciamo, è già, immaginate come ho detto prima, di voler chiudere il grafico in queste due linee rette. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa cioè guardate la cosa bella che nel passato, andando indietro, il grafico ha effettuato esattamente la stessa cosa. Qui ha toccato, qui ha toccato. Qui ci ha rimbalzato, ok? E andando avanti, indietro, nel futuro, nel presente e nel passato, in base a che time frame siete, troverete la stessa cosa. Poi ovviamente possiamo andare avanti, possiamo fare lo stesso qui. Come si fa? Prendete i minimi, questo e questo, ok? Boom, ecco un altro supporto, perché tocchiamo questo minimo, questo minimo, questo minimo. Quindi molto semplice, quando tracciate supporti di esistenza dovete cercare di prendere più punti possibili. Ovviamente la stessa cosa qua, guardate, anche se è un po'... Scusatemi, anche se un po' rompe, però guardate, avete preso questo, 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 e poi guardate di nuovo questo qui, ottimo, ottimo, ottimo anche questo. Qui lo stesso, guardate il grafico buca il supporto. Una volta che l'ha bucato, qui ovviamente diventa una resistenza, ok? Perché se la linea retta sta sopra il grafico, quindi lo chiamiamo tetto, sta sopra di lui ed è il suo tetto, diventa la sua resistenza. Se la linea retta sta sotto, diventa il pavimento, quindi diventa il suo supporto. Ok, quindi come vedete anche qui poi rimbalza, poi lo ribuca, ma vedete qui lo rispetta perfettamente, qui pure, qui pure, qui pure. Come dico sempre ragazzi, il trading non è scienza. Ok, quindi diciamo questa è la base, ok? Poiché resistenza e supporto servono tantissimo per individuare le zone calde dove il prezzo si gira. Quindi perché si individuano queste zone? Perché molto spesso, vedete, fateci caso, quando il prezzo tocca queste zone, vedete, tocca qui, il prezzo cosa fa? Prende e viene ribaltato, cioè viene rigettato verso su. Poi ovviamente ci sono momenti in cui avviene il breakout, ok? Per esempio qui il prezzo rompe, questa è un supporto, ok? Che diventa una resistenza perché si trova ora sopra il prezzo, ok? Poi il prezzo continua a scendere ed effettua degli altri minimi, ok? Che qui fa massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, quindi più sono massimo e minimi sono decrescenti, più il trend è forte, ok? Diciamolo così. Ovviamente poi la stessa cosa per quanto riguarda il rialzo, cioè per esempio questo che è un breve trend rialzista, no? Ci sono massimi e minimi crescenti, vedete questo massimo è alto più di questo, poi questo minimo qui è inferiore a questo minimo qui e via dicendo, ok? Quindi diciamo... Questa è, come vi ho già detto, ragazzi, sono le basi, ma sono estratte dal mio percorso formativo esclusivo di 220 lezioni, dove già ci sono tanti studenti dentro. Quindi le basi per questo video sono queste. Quindi ricordatevi sempre che quando il grafico scende, dollaro forte, quando il grafico sale, euro forte, ovviamente in base a quale state analizzando. Ok? Vi ho preso euro USD perché è il cambio più tradato del mondo. Ok? Quindi come vedete poi tutte le linee che noi abbiamo disegnato... Cioè guardate questa resistenza, scusate, come ha funzionato bene qui, guardate, che
che avevamo tracciato addirittura dal 2022. Guardate qui, perfetta, 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 perfetta. Poi qua, guardate qui che perfezione indietro nel passato. Guardare il passato vi serve a capire quanto possono essere utili nel futuro, ok? E questo è tutto, ragazzi. Quindi già così vi potete muovere e potete fare un'analisi molto blanda, ok? Qui potete fare la stessa cosa. Guardate, cosa dovete fare? Comprimere il grafico, cercare di prendere, guardate quanti minimi. Minimo, 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 minimo. Vabbè, qui viene rotto, però ci siamo. Minimo, 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 minimo. E la stessa cosa sopra, ok? Cercate di prendere più massimi possibili. Massimo, massimo, massimo. Qui viene bucato, ma viene subito ripreso. Qui viene bucato, ma subito ripreso. Quindi massimo, questi, questo è un ottimale. Certo, qua potete mettere uno, ma che lo mettete a fare? Prendete solo questi. Non ha senso. Certo, se volete tenerlo, tenetelo. Diciamo che se volete un aiuto maggiore perché non sapete tracciare supporti e resistenze, ragazzi, vi basta andare su indicatori che li vedremo nelle prossime lezioni e cercare la parola pivot, ok? Questo è uno strumento, è un indicatore che poi spiegheremo nelle prossime lezioni cosa sono, che vi aiutano tantissimo. Se voi selezionate i punti pivot massimi e minimi, guardate cosa vi fa. Vi mette in automatico i minimi di rilievo, che tra l'altro coincidono anche con quelli che noi avevamo messo. Guardate, pivot, 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 vabbè, qui c'è, cioè, qui perché ha bucato, e pivot qui, ok? Quindi se voi selezionate i pivot è come se un po' vi dicessero: guarda che è qui che devi mettere la zona, tipo qui, vedi? Vedete, pivot, 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 massimo, 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 che corrisponde col pivot, che è questo numero. Poi spiegheremo cosa sono questi numeri. Però già così vi aiutano tantissimo. Infatti, se noi andiamo a vedere indietro nel tempo, guardate, abbiamo messo esattamente le resistenze dove c'erano tutti i pivot e i supporti lo stesso. Questo è il modo, ragazzi, per ragionare, per fare le cose fatte bene. Ok, vedete, anche stessa cosa qua, guardate, pivot, 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 che corrispondono con tutti i supporti e resistenze che noi abbiamo messo. Bene, direi che per questo video è tutto, ragazzi. Spero sia stato chiaro. Ditemi nei commenti: Anthony ci piace, grazie per le info. E ditemi come vi trovate, perché comunque pian piano metteremo due video, metterò 2 video a settimana dove andrò a spiegare tutto quanto. Ok? Quindi mi fa anche, spero vi abbia fatto piacere, che vi abbia preso un estratto dal mio percorso formativo, perché questo, per esempio, è il capitolo di uno dei tanti capitoli che ci sono all'interno del mio percorso. Poi andremo a spiegare tantissime altre cose. Quindi per ora partiamo dalle basi operative, perché sulla teoria abbiamo un sacco di altre cose da dire, ma non ne parleremo adesso. Ok, quindi per questo video è tutto, noi ci sentiamo alla prossima, da Anthony è tutto e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.